Sindaci, consiglieri comunali, attivisti e cittadini in centinaia ieri si sono ritrovati a partecipare ai presidi convocati lungo la fascia ionica catanzarese da Guardavalle fino a Catanzaro. C'erano il coordinamento controvento in difesa dell'ecosistema marino e contro gli impianti eolici offshore in Calabria. Dunque Guardavalle, Cropani Marina, Squillace Rido, i tre punti di concentramento direttamente affacciati sullo specchio d'acqua, il Golfo di Squillace, che è un impianto eolico flottante da 37 aerogeneratori per un totale di 555 megawatt, minaccia con il suo profilo lungo l'orizzonte e i suoi paventati effetti collaterali. Dal punto di vista politico, la protesta è servita a mettere in chiaro una volta di più come a dimostrare contrarietà al progetto siano non solo i primi cittadini delle località costiere, ma anche quelli dell'entroterra. Le nostre telecamere ieri sono state a Guardavalle per ascoltare le ragioni della protesta. È un modo di operare che viene imposto dall'alto, da poteri forti, ma dal governo nazionale, dalla comunità europea, anche se poi gli attori principali sono finanziari e mondiali. E noi abbiamo sul nostro territorio sostanzialmente un'occupazione generalizzata di posizioni favorevoli dal punto di vista della biodiversità regionale. La Calabria è una delle regioni che ha la maggiore biodiversità in Italia e questa biodiversità viene minacciata con questi interventi diffusissimi sul territorio che, ricordo, sono classificati dal punto di vista urbanistico come impianti produttivi, come opifici. E ogni pala eolica in effetti è una centrale di produzione elettrica, invece di essere a gas o a olio combustibile è con i rotori delle pale eoliche che si muovono con il vento. Il drammatico è che quello che è stato già realizzato e lo si vede poco nel resto della Calabria, quindi consiglio di andare a vedere per esempio l'istmo di Catanzaro o la zona di Isola Capo Rizzuto, dove c'è in questo momento la maggiore concentrazione di pale eoliche in Calabria, e per rendersi conto effettivamente della devastazione che il territorio sta subendo. Questa devastazione la sta subendo sostanzialmente per mancanza di attenzione da parte dei cittadini calabresi. Perché guardando molti di questi progetti a suo tempo, tutti hanno comunque qualche magagna da indagare per vedere se effettivamente potessero essere realizzati in questo modo. Anche a mare sta succedendo la stessa cosa. Fino adesso l'assalto è stato nei crinali e nei punti più ventosi come l'istmo di Catanzaro, ma adesso sta cominciando l'assalto già nella zona dell'Aspromonte, così come è cominciato l'assalto nella zona della Sila Greca e così come continua l'assalto nella zona dell'istmo catanzarese. Noi dobbiamo opporci, perché l'idea che hanno della Calabria e del Mezzogiorno intero è un'idea coloniale, cioè di occupazione da parte delle multinazionali che a questo territorio non lasciano nulla. E c'è un'idea di devastazione ambientale e anche sociale che è in atto, cioè non ci sono solo gli impianti eolici che loro, diciamo in maniera molto intelligente e graziosa, accattivante, chiamano parchi, perché anche nel linguaggio che utilizzano tentano di distrarre, diciamo, l'attenzione di coloro che sono, diciamo, soggetti che subiscono queste opere. Dicevo, non ci sono solo i parchi eolici, c'è il ponte sullo stretto, c'è il rigassificatore, quindi hanno un'idea di questa regione, come dicevo, coloniale, di devastazione. Allora non interessa nulla delle persone che abitano questi territori. Sia chiaro fin dall'inizio, noi non siamo contro la riconversione cosiddetta green, però non possiamo pensare che distruggere, tanto per fare un esempio, 14.000 piante per installare 10 pale sia una riconversione green. Lo chiamano parco eolico, non è l'idea di parco, è tutta un'altra cosa. Questo è un impianto che devasterà in qualche modo la nostra costa, il nostro ecosistema, l'ambiente marino e tutt'altro. E quindi noi già da febbraio 2024 in consiglio comunale abbiamo detto no a questo impianto, delegando il comune di Catanzaro, essendo il comune il capoluogo della regione, della provincia di Catanzaro, quindi a
qualche voce in più insieme a tutti noi, a tutti i comuni che della provincia di Canzaro forse abbiamo aderito quasi tutti, abbiamo fatto vari incontri da Acropoli a Botricello e quanti altri, e quindi oggi noi, l'amministrazione di Guardavalle dice no a questo impianto eolico, a questo mega impianto, per dire che la nostra costa non può essere utilizzata e saccheggiata come si sta facendo.